una fiera internazionale scritta all'albo, quindi la fiera internazionale viene riconosciuta dalla regione Lazio, quindi è un riconoscimento ufficiale dato dalle statistiche internazionali appunto degli ospiti e del pubblico. La canapa è una pianta che in Italia è sempre esistita, una cultura che è sempre esistita in Italia. Si facevano le corde, si facevano le vele per l'industria, per la marina britannica, per la marina italiana. La canapa al giorno d'oggi la usi in vari settori, puoi fare più di 150.000 prodotti come minimo, credo, dalla plastica al combustibile, ai mattoni, la cosmesi alimentare, è una bellissima pianta. Sì, abbiamo fatto nel numero di gennaio un'intervista a Saviano che, diciamo, al di là del fatto che il nome richiama interesse esclusivamente per il fatto di essere Roberto Saviano, è da sempre un sostenitore della legalizzazione della cannabis per motivi molto semplici che però dovrebbero capire tutti, che tanto semplici evidentemente non sono, perché una legalizzazione toglierebbe ossigeno alle organizzazioni criminali, sarebbe una importante svolta economica per lo Stato e soprattutto garantirebbe dei controlli sui prodotti che girano, che vengono commercializzati, che dovrebbero mettere tutti più tranquilli rispetto, diciamo, a quello che è l'attività di uno spacciatore per strada. 60, 60, fermi. Siamo, per motivi di clima e di anche terreni, dei posti migliori nel mondo dove crescere ad un costo bassissimo e con una resa di qualità altissima grazie al nostro clima, e siamo sempre stati i più grandi di qualità produttori del mondo fino agli anni 50. Ci batteva solo la Cina per quantità ma non per qualità. I biscotti praticamente fanno bene all'apparato respiratorio, perché la farina di canapa fa bene anche al manto e sono anche, diciamo, rilassanti. Quindi il tuo cane prende questi biscotti? Sì, ci va matto. Il mio cane poi veniva dal canile, l'ho adottato dal canile della Muratella, adesso non mangia più le cose industriali, si è abituato bene. Per me questa pianta deve essere totalmente libera, perché è una pianta come le altre, anzi ha qualcosa in più. Ha qualcosa in più perché è una pianta completa, che veramente ci sono migliaia di utilizzi che si possono fare, dalla bioedilizia, quindi massima sostenibilità, a produrre il tessuto, filati, senza alla carta, pensiamo alla carta di canapa, si può riciclare diverse volte senza utilizzo di acidi, ha una capacità di sottrarre anidride carbonica rispetto anche a foreste, quindi in modo molto 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 notevole. Molto spesso ho criticato, anche ho fatto un appello ai scrittori, che molto spesso la chiamano sempre cannabis, canapa, e la canapa vale sia per la cannabis, perché è canapa sativa e canapa indica, sono due cultivar. Lei si è mai fatto una canna, mi scusi la domanda? In 23 anni, no. Bravissimo, guardi, io ho sotterrato, con 23 anni che pianto canapa, ho sotterrato, ho messo sottoterra quintali di cime. Facciamo mandare i cannoli da Palermo e
e li condiamo con un po' di semi di canapa per dargli un po' di croccantezza. Allora io adesso assaggio insomma questo cannolo con i semi di canapa per tutti quanti voi. Desidero concludere questo programma dell'invitato speciale in questa maniera. Intanto vi invito anche a guardare il mio canale YouTube, vedete qui sotto l'indirizzo telematico, anche il mio contatto se volete insomma mettervi in contatto con l'invitato speciale, magari avere la nostra telecamera nel vostro evento, perché la mia missione, caro Alessandro, è quello di raccontare l'Italia attraverso gli eventi, e qui ho raccontato una parte dell'Italia che ama tantissimo la canapa. No, poi la gastronomia, se non è questa la miglior parte d'Italia, dimmi tu che cos'è, no? Grazie per il cannolo, lo mangio per voi e grazie a voi tutti, noi ci rivediamo la prossima settimana sempre su questo canale. Veniteci a trovare The Golden Leaf alla fine di Roma. Ciao a tutti.